Buon pomeriggio. Grazie. La Presidente tra poco porge il suo saluto a questa nostra riunione. È il quarto appuntamento che abbiamo. Non avevo avuto più uno? No, uno è al Castello. Allora, il terzo appuntamento in questa sede. Prego la Presidente. Buongiorno a tutti. Sono felice di essere qui oggi alla presentazione del nuovo impegno creativo di Anita, di cui conosco ed apprezzo la preparazione, ma soprattutto la sensibilità, che in questo libro si traducono in qualità letteraria. Un libro in cui Anita continua la sua esplorazione nei molteplici significati del termine tempo. Quante volte usiamo la parola tempo, che accostata a diversi aggettivi ne stravolgono il significato? Buono o cattivo tempo? Ai miei tempi, ad indicare che esiste un tempo personale, intimo, ma anche un tempo collettivo. Bene, assaporando il libro di Anita dal titolo così evocativo, del tempo disumano, si ripercorrono le violenze perpetrate in modi ed epoche diverse, dove si leva forte la voce delle vittime, vittime di guerra, vittime di mafia, della violenza sulle donne, sulla natura, voce troppo spesso soffocata dall'indifferente frastuono del tempo presente. Anita, con la sua poetica, cerca di accendere riflettori, mettere punti fermi, quasi volesse costruire delle colonne su cui ciascuno di noi, con la propria storia, la propria sensibilità, può costruire l'imponente edificio della coscienza civile collettiva e magari traghettarci come un novello Caronte verso un tempo più umano. Infatti, anche nelle poesie più intense e dolorose di Anita si può sempre scorgere una luce di un tempo di speranza. Concludo con i versi di una poesia che mi sembra particolarmente adatta al periodo che ci accingiamo a vivere, ovviamente di Anita, e che dice: l'attesa di una stella cadente accende la speranza. Grazie Anita per avermi invitato qui e oggi. Grazie a te. Territorio ha una valenza molto pregnante, quindi non è ingiusto dare valore al Presidente e a tutti i componenti, perché il Presidente da solo non fa nulla, quindi sono tutti gli associati e i partecipanti che vanno ad arricchire diciamo, il tutto, quindi non hai centrato bene, mi fa piacere. In questo tempo poi ne parleremo, cioè sarà Fausto a condurre, che ringrazio già in anteprima, e che ovviamente il presidente dell'associazione, sì, di... anche la collaborazione del comune, che non so se verrà l'assessore, magari più tardi, infatti, quindi non, però sì, volevo anche questo, che l'assessore mi ha incontrato e siamo in numero incidenti, siamo in numero congruo, ma non quello che mi aspettavo nella realtà. Perché? Perché purtroppo al solito di questo discutevo con la Presidente della Provo, delle iniziative. C'è festa, Fagnano, sì. Parlo di anni e anni, anni fa.
quando io personalmente, avendo partecipato alla stesura, per esempio, dello statuto della Prolocco, quando è nata, facendo parte del direttivo, dicevo che al mio paese e nei paesi normalmente del sud si usa, dove c'è la Prolocco, che tutte le manifestazioni culturali, le festività ed altro, sono demandati alla Prolocco come ente, come braccio lungo del comune. A Fagnano, invece, ho sempre assistito da insegnante, da assessore alla cultura a suo tempo, ho assistito alla frantumazione di questo, alla, non so perché, ciascuna associazione, alla più piccola alla più grande, sente l'esigenza di essere rappresentata e di rappresentarsi, cioè della presenza. E quando ho proposto questo, e poi ho proposto allora al sindaco di poter organizzare questo tipo di... ci siamo trovati di fronte a un muro, cioè nel senso che sarà per antipatia personale, sarà per presunzione, ogni manifestazione organizzata, anche dalla stessa Prolocco, c'è un'associazione, due associazioni, tre associazioni che calendarizzano per conto proprio gli avvenimenti e poi superano. Si accavallano. Un accavallamento. Oggi ci sono tre manifestazioni. Va bene, però guarda, i miei cosiddetti 25 elettori alla mattina. Sì. Gloria, ce li abbiamo. Però siamo tutti adulti, come si fa a non capire queste cose? Non so, sì, manifestazioni. Rimandiamo questo problema, siamo la gente. Tre manifestazioni. Antonio, siamo per il mio libro. Io intanto posso solo chiudere di ascoltare. Devo dire che i fagnanesi hanno molte iniziative. Siamo una fagnanesi molto una cosa positiva. Esatto. Possono essere coordinati. Bisogna pensarci un attimino. Io ringrazio anche il maestro Giuliano Guasuta, che è un compositore musicale e che già ci ha aiutato. Ci accompagnerà in questa galoppata. Vai, presidente. Per tempo disumano, questa nuova fatica della nostra socia, la professoressa Rita Di Milevo, oltre ad essere un excursus nella memoria del profondo ventre della storia, per denunziarne fatti, misfatti e sfaccettature che stanno alla base e sono fondamento della nostra attualità, è una sofferta ma chiarissima denuncia della tipicità del nostro essere oggi, testimoni indifferenti o quasi indifferenti dei diversi accadimenti che si sono succeduti e si succedono davanti ai nostri occhi. Ma è anche una forma di intimazione morale, un out-out che con i suoi versi esortanti, incalzanti e talvolta sferzanti, la poetessa pone dinanzi ai nostri occhi, al nostro io, personale risveglia la coscienza di tutti e di ciascuno di noi. La civiltà occidentale, lo sappiamo, cioè la nostra, nel lunghissimo cammino fatto dei nostri avi, ha dato al mondo leggi atti a vivere ordinatamente e autodeterminarsi scegliere un libero proficuo sviluppo che ci ha portato a vivere odierno, che però è dominato da una super tecnologia che ci ha nel contempo obnubilato, tarpato la coscienza, piano piano offuscata dalla violenza, dalle guerre, dalle sopraffazioni, dalle degenerazioni. Con i suoi versi la poetessa vuole esortare il lettore a svegliarsi, ad allertare attraverso la memoria i propri sensi e riappropriarsi della propria perduta umanità, del tempo disumano. Nel ristretto spazio di un centinaio di pagine suddiviso in sei capitoli, pace, anche questo è
assolutamente proprio indicativo del suo piano di visioni che ha fatto. Pace, vittime di mafia, migrazioni, voci di donne, natura. Shoah. La poetessa ha condensato i mali che oggi ci affliggono e ci esorta a ripercorrere il cammino senza però girare la testa dall'altra parte, sentendo il grido di dolore di donne, vecchi, bambini oppressi da inaudite violenze, che vediamo proiettate sugli schermi dei nostri televisori. Non sono film o scenette di intrattenimento, ma purtroppo tragici eventi e avvenimenti che si svolgono nel nostro paese e nei paesi vicino al nostro. Scrive la poetessa: delirio di fuochi sulla terra non è cinematografia, non è spettacolo, non è finzione, è una diretta televisiva, una diretta di immagini agghiaccianti, scene di una tragedia antica, la tragedia della guerra. Ma la nostra civiltà occidentale, a differenza di quella per esempio orientale dell'India, eccetera, è basata sulla violenza. Omero ne è il capo, il tipico, direi. Noi tutti abbiamo comodamente seduti, visto in TV case, scuole, ospedali distrutti da missili, droni, cannoni, e li vediamo ancora in questi nostri giorni, le notti illuminate dai missili che solcano i cieli dell'Ucraina e della Palestina. E spettatori, spesso indifferenti, li osserviamo, mentre in un angolo delle nostre case siamo affaccendati, essendo il periodo giusto, alla costruzione del presidio in attesa del Natale. Ma riflettendo, notate la cacofonia, quanto altro, dei termini. Quindi lì diamo un caso indifferente alla tragedia e nello stesso tempo ci prepariamo per festeggiare una festività che dovrebbe essere proprio connaturata allo spirito dell'uomo. Man mano che mi immergevo nelle letture delle liriche contenute del tempo disumano, riapparivano alle mie mente in un fantasmagorico turbinio giornali, fotografie, fatti ed episodi ed eventi che hanno attraversato la mia fanciullezza, la mia gioventù e che tenevo sepolti nelle più recondite della tenebre della mia memoria, a partire da quel lontano 43, di cui porto e porterò sempre anche segni tangibili sul mio corpo. Scorrono le immagini in un riflessibile, la visita, ad esempio, quella che ricordo, facevo la quarta elementare, se non sbaglio, Re Vittorio Emanuele, quello che ha fatto sorridere, Re Vittorio Emanuele III, poco prima dell'occupazione della Sicilia, nella Seconda Guerra Mondiale, alla vista del re, dritto su una macchina scoperta, sovrastato da personalità che la accompagnavano, e sembrava un anello di fronte a tutti gli altri. E allora, nella mia ingenuità, esclamai: e chi suo re? Cioè, è col tuo, il re. E così piccolo, dunque, il nostro re, il maestro, mi tirò un'occhiata glaciale. La traversa della via principale del paese dei soldati americani, pochi mesi dopo, che gettavano piccole tavolette di cioccolato e rotonde caramelle bianche col buco al centro che noi bambini raccoglievamo con gioia. Ci vorrebbe un Giacomo di Emma per portare tutte le immagini che la lettura e rilettura del libro mi hanno fatto rivivere. Mi limiterò a riportarvi quelle che a mio avviso hanno avuto un grosso impatto generale e che, tranne fatti attenenti alla mafia ed episodi come il rifiuto di Franca Viola a sposare chi l'aveva rapita e violentata, hanno chiuso, almeno nella mia terra d'origine, un'epoca,
una tradizione da sempre tollerata e sopportata per obbedienza alle leggi non scritte, ma non per questo ne erano rispettate. Fino ad allora il cosiddetto matrimonio riparatore cancellava il resto del rapimento, il reato di rapimento da parte del pretendente che vedeva rifiutata la richiesta del proprio matrimonio, quindi una prepotenza assoluta. Tu non mi vuoi, io ti rapisco, poi sistemo tutto con la legge sposandomi. Ho raggiunto il mio scopo. Ma quanto è assurdo a ragionarci? Frank segnò la fine di questo, di quello che fino allora aveva tragicamente subito. Dice la professoressa, la poetessa nostra, puoi rapirmi, trascinarmi, segregarmi, aggredirmi, schiaffeggiarmi, violentarmi. Il matrimonio riparatore non lo avrai. Onore da salvare? Nessun ristoro slavato. Nessuna macchia da sbiaccare, l'onda del disonore l'ha onorata mio padre, accogliendomi e abbracciandomi, sapendo a cosa andava incontro, ed effettivamente andava incontro a grosse, grossissime difficoltà. Allora, ve lo posso dire, perché vivevo in quella terra, e quindi conosco le mie, le vedute della mia gente. Non voglio un uomo violento che deruba l'amore. Bellissimo quest'ultimo verso. Voglio che il mio amore sia rapito dall'amore. Notate, sensibilità e bellezza. Non segnò il tempo risveglio della coscienza dell'intera nazione e condotto il morto ad assestare un corpo mortale alla mafia, spezzando. Come l'eccidio di Falcone e Borsellino, preceduto da quello del generale della Chiesa del 1982, e ho voluto ricordare anche un mio conterraneo di Rosario Livadino, anzi oggi diremo San Rosario, o Beato Rosario Livadino, detto il giudice ragazzino, io l'ho conosciuto per la giovane età, nel 1990. E da quella di tantissimi altri uomini di legge e non, segnò il lento risveglio della coscienza dell'intera nazione e contribuì molto ad assestare un corpo molto amato, spezzando, seppur ancora non del tutto purtroppo, l'omertà di molti che è sempre stata la causa prima della sua impenetrabilità. Dice la professoressa, con l'uccisione di Falcone la carità bussa piano piano in strada per balconi stanchi di essere imbavagliati, fuoriescono urla setate di giustizia, avvelenate dall'acqua della verità, percorrono la giusta via. Profondissimo come pensiero. Pian pianino la mafia si sta sgretolando, è già diventata sempre più una voce afona che non fa più tanta paura. È diventata man mano sempre più meno mortale, meno paurosa, e perciò se ne può parlare, la si può sfidare. In una parete della nostra scuola elementare e centro direzionale dell'Istituto Comprensivo di Fagnarolona, mi piace ricordarlo, c'è un murale che rappresenta il volto del giudice Falcone, dipinto da studenti del liceo artistico e tratto da disegni fatti durante un concorso indetto dall'Associazione Salvatore Lupera della Scuola, fondata dal sottoscritto. Il murale è stato inaugurato dall'ex magistrato del pool di Mani Pulite, Gerardo Colombo, che si è dedicato, dopo il pensionamento, alla diffusione della legalità nelle scuole italiane,
E proprio a questo principio si collega la poetica della nostra vita. Scusate, ma la vecchia ha fatto anche là. Il difficile, doloroso e tortuoso tema dell'immigrazione non è affatto facile da affrontare, perché racchiude in te diversissime cause di natura politica, economica, sociale, eccetera. Gli eventi del fenomeno immigrazione di epoca rilevanza hanno scosso la mia coscienza di uomo e il mio tempo. Le immagini di altre medie che in una prima impressione vista in televisione non sembrano reali, ma costruita d'arte come in un film, tanto sembrava irreale alla vista. Come si può assistere impassibile alla vista di una bellissima e solitaria spiaggia soleggiata, resa surreale dalla presenza del corpo immobile di un bimbo rannicchiato, restituito in cadaveri dal mare ed esposto al sole ai nostri sguardi? Quell'immagine mi ha sconvolto. L'apprendere poi dal giornale che nella fodera della congiunta giacchetta che indossava vi era cucita la pagella scolastica mi ha del tutto stravolto. Sono stato male e di umore nero per tutto il giorno. La stessa impressione mi ha prodotto la lettura della poesia di Annitta e mi hanno fatto rivivere quei tristissimi momenti. Bambino risucchiato da Londra, restituito dalla schiuma, sponde europee, sfama a papi. E il mare restituisce non più ombre inghiottite, rose rosse, flottano, non conta il colore, il migrante vale più di 100 denari. Dare voce a chi non può parlare, a chi è costretto da leggi, tradizioni, antichi usi e costumi, resi perenni da chi domina il paese, la casa, la vita, non vuole assolutamente cedere questo suo autoproclamato diritto, sancito da tempi patriarcali e cementato da tradizioni maschilisti. È l'invito caloroso che la poetessa ci invita con insistenza a dare forza con la nostra solidarietà sincera, non formale, non accademica, cioè di facciata. No, e noi dobbiamo aderire a questo suo invito con tutto il cuore, perché non si ripetano nel nostro paese e nel mondo tristi episodi di violenza sulle donne, eventi come quello accaduto a Samanya Passa, la ragazza pakistana, uccisa da un zio con concorso dei genitori e dei parenti perché non voleva sposare il cugino, secondo tradizione. Alla nascita, o poco più i bambini, i genitori si mettevano d'accordo di fare sposare i figli. In parte anche oggi all'interno degli indiani è così. Fatte come questo, o quello della morte della sfortunata Giulia Cecchettini di pochi giorni or sono, rapita e uccisa dal fidanzato il giorno prima della laurea, ultima innocente vittima delle oltre 100 donne uccise quest'anno da coloro ai quali si aspettavano protezione d'amore. E dice la poetessa, nasce da una melodia di amore, poi alchimie di parole tessano trama e ordito di un amore malato. E infine, diamo voce a solidarietà dei ragazzi iraniani che lottano e muoiono per la conquista della personale libertà. E alle ragazze le fanciulle infibulate per tenere in vita atavica tradizione di prevaricazione. Prestiamo con la nostra convinta voce perché la donna acquisti ovunque
l'apparato di genere che nel nostro paese è voluto dalla Costituzione, ma nei fatti è spesso negata. Da ogni insistente a parte un maschilismo che la vuole cedevole oggetto, soggetto ai suoi desideri. Mano feroce, contro parole svelate, punisce ribellione osato dalle donne, corpi sacrificati riposano a terra. I fiumi carichi di acque versate dal cielo in pochi istanti, dopo pochi mesi di aridità, inondano strade, abbattono alberi, trascinano auto, case, i mari ingrossati dal ghiaccio disciolto sommergono isole e mettono a rischio paese e città. Ma qual è la causa prima di tanto disastro? Gli uomini si accalorano in discussione e pareri contrastanti e continua intanto la natura stenta a tollerare l'intollerabile. Ma fino a quando? Chiediamocelo spesso. Oh. È incollato. Può fare la camera, eh? Vabbè. Sono qui apposta. Nella foresta grigia, carigine dell'aria, ruggito nel cuore. Ci sente poco, eh? Una voce. Mamma, lo sanno che gli alberi sono importanti? I soldi valgono più dell'aria che respiriamo. Binario 21. Dalla banchina del binario 21 in migliaia vengono caricati sui vagoni. Non sventano mani e fazzoletti per salutare i propri cari. Nessuna lacrima sparsa o asciugata. Nessuno a terra per un abbraccio. Nessuna voce a leggere. Scrive una cartolina. Dal binario 21 il sole si eclissa. Le porte si chiudono, solo un fischio, e i treni partono senza annunciare destinazioni. Negli urli silenti dei sotterranei della stazione di Milano, per grande piccino, il dì diviene cielo senza splendore. Nuvola nera che scorre sul binario e la vita si spegne, e il piccolo valigie mai aperte. Due spende di lieve, binario 21, per ricordare e ricordarci la tragedia della Shoah, che sconvolse il mondo e lo coprì di lacapriccio di dolore e di rossore. Dal binario 21 della stazione centrale di Milano partivano i convogli per i campi di concentramento di sterminio. In vagoni destinati al trasporto delle merci venivano ammassati, stipati, sigillati gli ebrei italiani, uomini, donne e bambini, privati dei più elementari principi vitali ed espropriati della propria umana dignità. Genti di ogni ceto e censo, resi dalla legge razziale, colpevoli di essere ebrei. Treno di solo andata, dedicata a Liliana Segre, tradotta in tutte le lingue parlati in Europa, perché il messaggio della nostra poetessa potesse essere letto e compreso dal maggior numero di persone possibili, con la speranza che il ricordo di quel doloroso passato renda gli uomini di buona volontà sempre più vigili, affinché fatti del genere non si ripetano più, e perché trovino finalmente una soluzione definitiva e giusta che soddisfi e riappacifichi ebrei e palestinesi, mettendo fine alle continue tragedie e stragi che ancora oggi li affliggono. Dicono che la tregua è stata interrotta, per cui i bombardamenti e l'uccisione sono ripresi con maggiore violenza. Annita, nella sua altissima sensibilità di persona, di donna, di poetessa, con la sua opera stimola, esorta, spinge il lettore a risvegliare la propria personale coscienza, anima,
cuore e mente, a riacquistare la propria umana libertà ed operare con sensibilità, con forza insistente, perché sempre più consapevoli gli uomini alimentino almeno la speranza di riumanizzare quel tempo disumano che ci opprime ed oscura le nostre umane coscienze. Del momento, che ringraziamo per essere passata ancora a presentare anche questa sua ultima produzione qui da noi. La salutiamo intanto con un applauso che non abbiamo fatto all'inizio. A maggior ragione, e volevo chiederti, visto che sono tutti temi comunque di una certa importanza e di sensibilità veramente personale e profonda, cosa ti ha spinto a spendere tutte queste poesie che poi hai raccolto in questo libro? Infatti, vediamo col quinto, sei partita dalla cronaca o erano già cose tue che poi sono uscite in questo momento? Entrambe le situazioni, perché il fatto di cronaca incidono, perché quando la notizia arriva ti percuote, ti turba. Altre invece no, sedimentate a livello, diciamo, culturale, siciliano, come Antonio, quindi una certa esperienza. Peraltro queste poesie non sono state scritte tutte l'una dietro l'altro, ma risalgono qualcuna anche al 2013, però ho aspettato doveva essere un libro costruito, perché io questo libro l'ho costruito. Se anche la Presidente ha parlato di colonne, per me queste sezioni sono pilastri, delle colonne portanti per dispiegare poi la poesia che si erge al di sopra delle colonne, come se fossero dei capitelli veramente per sostenere il tutto, quindi tutto il tempio, perché alla fine noi viviamo dentro questo tempio, ma anche tutta questa disumanità. Ed è stato, diciamo, c'è tanto lavoro dietro queste poesie, anche perché non è una raccolta, perché
così fatta a caso, ma studiata, ragionata, perché doveva avere un filo conduttore, anche il titolo, ero, ad esempio avevo pensato ad un altro titolo, ma ahimè già era presente su internet questo titolo, quindi l'ho tolto. E forse la cosa più bella è sempre prendere un titolo, un verso da una tua poesia, infatti il titolo è un verso di una mia poesia. E quindi sicuramente quando certe situazioni le hai vissute direttamente o indirettamente o ascoltato, perché comunque vivendo in una comunità e noi siamo una comunità, perché la solidarietà, la speranza ce la dobbiamo costruire noi stessi e non gli altri, non possono costruircela gli altri. Cioè, mi sono ritrovata a scrivere, naturalmente a rimaneggiare, a pensarci tanto, perché per me ogni parola è preziosa e deve essere e stare lì presente in quella poesia e in quel verso. C'è tanta ricerca su questo, ma su tutti i miei libri, quindi non... Ah no, sicuramente non le ho fatte a caso negli precedenti, però questo mi sembra... Sì, questo è il primo. Più maturo, diciamo. Sì, questo è il primo ad impegno civile, quindi infatti sta riscuotendo successo a livello di recensioni che mi arrivano, perché veramente racchiude tanta attualità che sembra, cioè, tematiche passate ma sempre attuali. Sempre attuali. Perché comunque l'uomo non fa niente. Tanti, no? Mi ha dato la lettura, tanti punti, non lo sto male. Sì, specialmente su determinate sezioni, quelle vittime di mafia che arriva dalla Sicilia e che si porta dietro, perché, insomma, ora la mafia è anche qui al nord, quindi è Drangheta, Camorra e tutto quanto, quindi siamo stati veramente famocitati e mi sono messa lì veramente perché ci vuole un pensiero molto forte e potente per, diciamo, lì stare a scrivere. Ti deve scuotere tantissimo, il pensiero è fondamentale, quindi, perché come si diceva all'inizio, subentra poi l'indifferenza. Noi quando è scoppiata la guerra russa-ucraina eravamo tutti sconvolti, ma ora ci stiamo dimenticando, sta passando, diciamo così, attraverso la nostra indifferenza, ma non perché noi siamo indifferenti, ma perché l'aggiornamento poi cade nel dimenticatoio. E quindi, perché poi ci sono altri eventi, ma non dobbiamo abituarci, perché la cosa è perché subentra l'abitudine poi a questo. E difatti la prima sezione io non ho detto guerra contro la guerra, pace, ho aperto il libro con la poesia pace. No, infatti sono comunque volte con la, costruito con un filo logico perfetto, anzi una bella padronanza anche della parola, perché riuscire a scrivere e raccontare determinati fatti che non sono belli, riuscendo a mettere comunque con un lastro positivo finale, non è semplice, non è da tutti, per cui dicevo che mi sembra più maturo rispetto agli altri, non perché... È completamente diverso. Perché è giusto, perché prima ero concentrato sul mio io lirico. Pian piano si è passato e poi a noi, alla società, lo sguardo sociale. Ma bisogna maturare questo, diciamo, sguardo sulla società e trattare con coraggio, perché ci vuole coraggio a denunciare questi fatti. Quindi ed è per questo che sto ricevendo apprezzamenti, perché da tempo che non si vede. Cioè, ci possono essere all'interno di un libro uno, due, tre poesie che posso avere, ma un libro così di tutto il tempo rivolto al sociale. Anche perché non è semplice, ti ripeto, mettere una o due composizioni ci sta, però la fatica. Ma infatti quella diventa una raccolta senza, diciamo, un filo conduttore, invece questo
rifacendomi anche ai titoli degli altri libri, la tematica, il tempo per me è sempre importante. E come lo usiamo questo tempo? E come lo usiamo? Quindi, e lo usiamo anche contro noi stessi, la disumanità. Soprattutto in questo libro, quanto noi stessi, infatti penso che tempo e indifferenza sono un po' le due parole chiave di tutto il... Infatti anche la grafica che ha dovuto, diciamo, realizzare il mio amico Udo Buzzani ci ha lavorato su tanto, perché bisogna leggere le poesie, poi io volevo che venissero racchiuse tutte le tematiche e c'è riuscito, perché parlando di guerra abbiamo il sangue, quindi il cuore, poi di voci di donna, la donna, poi di migrazioni, le onde, il mare, poi la natura, perché comunque l'uomo, l'essere umano è parte integrante dell'universo, della natura, così ci sono rappresentate in questo tutto, quindi è stato studiato questo libro in tutti i dettagli. Poi tu hai appena accennato l'indifferenza. Allora, l'indifferenza sicuramente, e alcune poesie sono state dedicate alla Shoah, che poi tradotte pure anche in inglese. Io qui, mia figlia, vuoi venire a leggere almeno quella in inglese, perché quando è stato detto in più lingue, però in lingue è proprio con un obiettivo essenziale, cioè perché sì. Quelle qui che io percepito così. Sì, ecco, magari Gardiana, se vieni a leggere quella in inglese, quella treno che sono andata, quindi, che è già stata letta da questa. One way train, like animals in cages, so many are not allowed to see the light anymore. Others are open the gates. The history, the nightmare, the unbelievable, tells about crime, unforgettable the memory of broken dreams, of life spent. The number etched has turned into name forever. Grazie. Si può capire la traduzione in ebraico, in spagnolo, in francese, in albanese, in tedesco, quindi solo una poesia ho fatto. Ucraina. In Ucraina, sì, perché con la guerra. Però non ho voluto far tradurre, che anche mia figlia mi ha tradotto l'altra poesia, Delirio di fuochi, solo in inglese, perché ormai in inglese, se ci vuoi leggere anche Delirio di fuochi, che è già stata letta, prego. Madness of fires, comfort from the city on the sofa. From a small screen, I see bombardments. Tanks flare guns, madness of fire on earth. It is not cinematography, it is not exaggeration, it is not performance, it is not fiction, it is alive. Alive of appealing images, scenes of an ancient tragedy, the tragedy of war. Bellezza di questo libro, in quanto è proprio studiato bene. Ma questa due poesie in inglese è traducibile lì in italiano? Sì, le ha lette lui. Ho detto la poesia, poi ho detto tradotto. Guarda, però la leggo io in italiano. No, in italiano bella capita. Sì, brava. Comunque c'è differenza tra l'inglese e l'italiano, anche il modo di leggere, perché la lingua è diversa. Certo. È l'unica datata su questo libro, perché io non metto le date, però a matita sotto le ho, infatti è risalita una al 2013, però sono state scritte anche nel 2014 quasi tutte quelle della Shoah. Perché io mi sono recata, allora ho conosciuto Liliana Segre, e quando c'è stata l'inaugurazione del binario 21 mi ha invitata, e io e la mia famiglia, e anche mia figlia, l'altra, che era mamma, e lei erano presenti,
perché i posti erano pochi, una cinquantina, e mi ha detto venga presto, perché altrimenti, e infatti ho un po' di freddo, ed è il 27 gennaio, quindi tutti quanti alla ghiaccio lì, e siamo riusciti, e di questo ve lo porto nel cuore, perché siamo stati i primi, si può dire, a visitare il binario 21. Io l'ho conosciuta, mi ha raccontato tante cose, sono stata pure a casa sua, ora non è più possibile perché viaggia sotto scorta, l'avevo chiamato a casa, ma mi ha risposto prima, diciamo, la cameriera e poi la scorta, dicendomi ma ho avuto modo di relazionarmi con la mail istituzionale, quindi non di questo veramente. Cioè, me ne vanto perché è stato molto, cioè, mi porto dentro questo ricordo. Ci siamo visti poi l'ultima volta quando ha presentato il penultimo libro a Somma Lombardo, mi fa, mi venga a trovare, però dico se non si può come faccio, quindi non è, però sempre gentile, quindi sì, non è. Allora, prima leggo Delirio di fuoco. Seduta, comoda sul divano, da un piccolo schermo guardo bombardamenti, carri armati, lanciarazzi, delirio di fuochi sulla terra. Non è cinematografia, non è esagerazione, non è spettacolo, non è finzione. È una diretta di immagini agghiaccianti, scene di una tragedia antica, la tragedia della guerra. 24 febbraio 2022. Mi ricordo che era stata la figlia di mia mamma, mamma, guarda, guarda cosa è successo. Guarda, e io subito ho aperto il cellulare e ho visto. Invece ora, quella treno di sola andata, sì, grazie a Liliana Segre. Un'altra l'avevo dedicata, che era presente nel secondo libro, La memoria e i suoi volti, ma non c'era la dedica, perché io nei primi tre non ho dedicato, cioè non ho messo la dedica a nessuno, invece questo sì, quindi non tranne una, ma nemmeno in una, perché già avevo titolato quella poesia col nome, quindi non dedicata a mia nipote. Questa invece, in queste poesie ci sono tante dediche, perché mi sembrava giusto e opportuno sottolineare esatto, l'evento, la, diciamo, la motivazione. Ma quello che ho seguito io, nel scrivere le mie impressioni, che ho fatto infatti in 6 capitoli, ho iniziato la poesia. Ho selezionato le sezioni. Treno di sola andata, allineata sera. Come animali ingabbiati, molti non vedono più la luce, ad altri aprono cancelli. La storia, l'incubo, l'inverosimile, racconta piangendo, indelebile il ricordo dei sogni spezzati, della vita piegata. Numero inciso diventa nome per sempre. Aneddoto su Liliana Segre, perché io quando andai a trovarla e mi fece accomodare, gentilissima, per invitarla, allora insegnavo a Augusto Arsizio, per invitarla a parlare agli studenti. E mi subito mi disse, vabbè, le farò sapere. Poi ci siamo messi a parlare di cose femminili, di cosa succedeva nei lager, tutto quanto. E mi accompagnò alla porta e mi disse, ho deciso di venire. Mi scusi, non doveva pensarci, come mai ora qui sull'uscio, e siamo rientrati. Mi fa, perché lei è stata la prima persona che non mi ha chiesto di vedere il numero sul braccio. Mi scusi, come la prima? Tutti gli altri? Mi faccio vedere. Mi faccio vedere. Dico, io non me lo sono mai immaginato, cioè, non ho mai posto il problema, cioè, per me non esisteva. Ad alcuni ho detto, cioè,
quando potevo dicevo di no, nel senso anche l'invito declinava, perché tu cosa vuoi vedere? Cioè, vuoi... ad altri non potevo, quindi è stato veramente terribile questa constatazione di una donna che deve mostrare, infatti quel numero inciso rimane nome, perché per il loro numero è diventato un nome. Certo. La persona diventa numero. Ed è per questo infatti al binario 21 che c'è scritto l'indifferenza. Mi permetto solo di aggiungere che per Liliana Segre avrebbe potuto cancellarlo quel numero, perché con le tecniche di laser lei ha scelto di tenerlo, perché quel numero è diventato memoria. La memoria è molto vivente in tutti i sensi, perché poi appunto abbiamo visto anche il percorso istituzionale per fortuna e resta una traccia indelebile un po' per i racconti che hai trasportato tu nel libro oggi, ma riuscire a tradurre un fatto così grosso in poche righe concentrato le sgrezzi anche sì è perché no. Allora, generalmente sono sintetica, la sintesi è il tumore, da sempre una caratteristica. Infatti qualcuno mi ha sempre detto, ci sono persone che scrivono romanzi, tu invece concentri. E solo con qualcuno sono riuscita, perché avevo bisogno di dire la storia, perché è la storia che parla. Però già in pochi versi tu racchiudi tutto, una disumanità che è stata perpetrata nei confronti degli ebrei. Ma avendo presentato io già i duelli e così via, faccio niente, faccio questi versi, racchiudevano già il concetto e esprimevano il concetto. Qui mi sono trovato per la volta di fronte a una base, ma quando mai una cosa di simile? E c'era l'esigenza, però ho aperto anche in quarta di copertina, cioè ci si chiede, e queste sono cose vissute personalmente, e l'ho voluto, cioè ho aperto il libro con questa poesia e l'ho voluta sulla quarta di copertina. Perché uccidersi? Questo mi piace moltissimo, questa cosa. Perché uccidersi? Ricordo le tue paure di giovane combattente, quando raccontavi gli anni di guerra e ti chiedevi perché uccidersi? Padre, ancora oggi si uccide come allora. E ti rivedo in groppa alla mula portare profumo di menta e di rose. Bellissimo. Forte contrasto. Voglio ringraziare la amica ed ex collega Anita, mi ha mandato via mail il libro, non proprio cartaceo, e ho letto queste poesie che mi hanno veramente colpito tantissimo. E allora ho scelto qualche brano che mi sembrava adatto. Non tutti i brani tristi, perché ci vuole anche spesso la speranza, no? Infatti anche questa profumo di emozioni. Anche quello che rappresenta, quello che rappresenta la vita e la rosa in sé per sé. In sé per sé, la rosa lo sappiamo già come la creiamo come emblema, diciamo così, della bellezza, della pace, dell'amore, perché secondo il colore della rosa ha una sua rappresentanza. E mi aveva sorpreso la menta, quindi ho intanto. No, perché mio papà veramente, cioè, per non pungersi, sì, metteva attorno ai capi delle rose. Quindi, sì, ma anche, ma anche poi il profumo penetrante. Il profumo intenso, sì. Perché la forza che rappresenta. C'è mia sorella che lo può testimoniare, quindi arrivava dalla campagna, quindi. Quindi non. Il brano precedente era una delle tre consolazioni di Franz Liszt. Il brano che faccio adesso è la Gnossian numero 1 di Erik Satie, è un compositore della fine dell'Ottocento. È un brano, secondo me, di una profondità
lo Stairway a coda, darei il vento. Mi perdonerete. Io vado solo ad aggiustare l'aspetto poetico, diciamo, tutto. Vado magari a togliere qualche aggettivo, qualcosa, perché io uso poco l'aggettivazione, a me non piace, vado sulla parola e basta, perché la parola descrive, cioè uso pochi aggettivi, perché gli aggettivi possono far perdere un po' il senso del potere della parola, quindi non deve essere. Quindi non mi rispondo, faccio poi niente, uno sforzo quando ce l'ho in mano, perché come ribadisco si cambia e anche l'animo, la ragione, tutto, l'umore è diverso, quindi le lascio quasi identiche, quasi, senza rimaneggiare il contenuto, perché mi è capitato di provarci. Ho detto no, non è la poesia che avevo sentito, la mia intenzione era un'altra, perché è facile capire. L'avevi scritta praticamente. Sì, era diventato un'altra, sì, cioè il messaggio non era più quello originario, quindi sto molto attenta, posso solo aggiustare, diciamo, la parte formale, quindi
diciamo la parte del significante, ma non del significato. Il messaggio è quello. Sì, sì. Cioè posso cambiare il volto, la confezione, ma il regalo lì dentro, il messaggio contenuto deve rimanere quello. Ti hanno aiutato i familiari solo per la parte inglese o magari danno una lettura di... No, l'inglese è una, cioè, la prima dei miei nipoti la volta letta, quindi la seconda che ha letto è una mia ex collega, anche perché mi piace coinvolgere, quindi non è. Ma il tutto è nato così, perché quella poesia tradotta in due lingue, io l'avevo inviata alla Rese Luce e me l'avevano pubblicata e avevo ottenuto tantissime visualizzazioni. Tra questa io l'avevo inviata anche ad un mio amico che è ex ambasciatore dell'Albania che vive a Parigi e lui mi scrisse messaggiando, ora te la traduco in albanese. E anche mi venne cosa di guarda, l'albanese, c'è lui che si chiama Luan Rama, è un poeta e tante altre funzioni, quindi non... E perché non tradurre solo questa poesia in più lingue? Mi ha messo in contatto con una sua amica, diciamo, albanese ma ebrea, che vive a Tel Aviv, che mi sente che c'è e che è presente. E quindi tramite mail ci siamo messi, e quindi lei mi ha mandato poi. Ed è stato difficoltoso poi mettere, perché la lingua ebraica è diversa da quella che c'è anche come immaginazione, perché va da destra a sinistra, quindi non si riusciva. C'è molto un programma apposta da parte dell'editore, quindi per impaginarla bene. Poi invece conosco un'altra poetessa, Evelina Schatz, che è più un'artista russa, ma vive in Italia, perché con lei ho partecipato ad un lavoro con degli artisti della Permanente di Milano. Le ho chiesto e me l'ha tradotto. Poi anche un'altra poetessa spagnola, ucraina, mi ha messo in contatto un altro mio amico, quindi c'è di tutte queste cose la collaborazione, quindi no. Lei, ecco, invece mia figlia Verdiana mi ha ispirato quello sulla distruzione della natura, perché stavamo ritornando, eravamo in Sicilia in piena estate, stavamo ritornando dalla provincia di Enna, di Taino, dove c'è il centro commerciale più grande della Sicilia, e si vede tutta la foresta grigia, c'era stato un incendio e lei era, l'ho datata 2017, quindi 6 anni fa era, e mi aveva fatto, quindi io ho focalizzato, però non l'ho scritta subito, infatti sono andata a guardare, l'ho scritta il 10 settembre, quindi dopo, perché io memorizzo tutto e poi me le ripeto a memoria per non dimenticare, cioè per fare memoria di quell'evento, come un giovane, una bambina, un bambino possa innescare qualcosa e mi sono detta cosa stiamo lasciando, quindi... Ed è vero che comunque i soldi valgono più dell'aria, cioè, è vero, quindi stata... Però lei da ragazzina che aveva studiato e che comunque ancora sono scevri da pregiudizi, dal consumismo e da tutto, dice, ma non lo sanno che gli alberi, cioè, sì, eppure è così. Quindi i bambini veramente sono la voce della verità. È vero, sono avanti, infatti nuova generazione, tanto che... Se c'è qualche domanda dal pubblico? Non ho capito se sono stata attenta. Questa qui degli alberi, che è una cosa bellissima, e c'è una poesia su questo? Sì, oppure... Sì, sì. Sì, è già stata letta, ma la rileggo. Sì, brava. Sì, la rileggo. Perché? Alberi zombie. Infatti mi c'è scritto 17 a matita adesso. Nella foresta grigia, caligine nell'aria, ruggito nel cuore, una voce. Mamma, lo sanno che gli alberi sono importanti? I soldi valgono più dell'aria che respiriamo, figlia mia. Io sto attenta.
parlano gli altri. È una mia deformazione da ex docente. Quindi prendo e assorbo tutto, assorbo e poi le fermo dentro di me e le faccio diventare poesie. Perché c'è tutto lo studio per far diventare la mia preparazione. Vale a peso, non è? Perché prima da studentessa ho appreso tutto, ma poi ho insegnato tutto, quindi per 40 anni ho insegnato a scrivere, a fare poesia, a studiare poesia. Quindi possiamo a fare cultura anche, sì, perché anche ai miei studenti facevo partecipare ai concorsi Vero Doriano. Ricordo io quando che c'è stato come Alba alla lettura di poesie alla settimana della lettura che ancora c'è, infatti il dirigente di Quell'Acqua mi chiama sempre, mi fa partecipare nel direttivo come consulente esterna perché è stata la mia creatura la settimana della lettura, quindi la maternità me la porto. È bello, seminato, ma adesso... Sì, parte diciamo dalla scuola, poi c'è anche è sulla violenza alle donne, siamo ancora ben ravvicinate alla famosa data, ma siamo sempre, e dobbiamo stare sempre allerta su questa tematica. Posso chiederti di leggerne una? Quindi, cioè, è su una forma di violenza alle donne, un po' più subdola, non più così esplicita come quelle che stiamo magari vedendo negli ultimi tempi di femminicidi, eccetera. È che, se non sbaglio, è la gabbia dorata. Mi sbaglio? La gabbia dorata, sì. Allora, pagina 53. Pagina 53. Alcune di queste poesie... La trovo molto, la trovo molto interessante da leggere soprattutto per le giovani ragazze. O mi sbaglio? Per tutti, non solo per le giovani, ma vale per le giovani. Allora, questa poesia, come alcune di queste presenti in questo libro, Roberto Todaro, l'artista, mi chiese qualche anno fa, dice: guarda, io fatto questi dipinti, scriveresti delle poesie, perché già qualcuna l'avevo scritta. Se mi dai del tempo, perché non vado a Cotti, ma in prenotazione, scriverò. E questa è una, cioè perché rispecchia il quadro. Quindi io avevo questo quadro e ho scritto questa poesia. Gabbia dorata, intrappolata in gabbia dorata, consumi realtà. Campare a strisce e sopravvivere. Di sigilla lunghetto, combatti d'ali, schiudi lo sguardo e canta l'alba senza inganni. Per le nuove generazioni, perché tutti i baci e abbracci di Sangini, 50.000 al giorno, tutto quanto, però quello significa controllare la libertà della donna, quindi non bisogna stare attenti perché sembra, ma anche all'interno della famiglia, la cosiddetta violenza domestica, magari tu stai bene, vivi benissimo, non ti manca nulla, però vivi nella gabbia dorata, ma l'uccellino non riesce a sprigionare l'usignolo, il suo canto, perché è chiuso in una gabbia, quindi non è tutta la realtà. Lo parlo sempre io, scusa. No, non preoccupare, denuncia, dai. Ma perché mi piace? No, ma a me fa piacere anche perché... No, mi piace, intanto devo dire che tu sei molto sintetica, contrario di me purtroppo che non sarò la tua testa, ognuno sa scrivere come vuole. Però dico che va sempre letto due volte le tue poesie, perché tu sei così attenta a una parola, per cui dici ci sta bene, la messa proprio giusto, perciò io devo leggere due volte. Per apprezzare. Ma è giusto che sia, perché la poesia non si può. È così, allora apprezzo questo.
Intanto anche grazie della spiegazione che hai dato sulla la copertina, perché io ci stavo guardando, mi piacerà anche capire, la copertina è importantissima, anche un titolo di una copertina, ci sono passata anche. Però adesso questa spiegazione mi ha reso molto più capace di capire. E poi chiedevo se ce n'è qualcuna sulla mafia, per cui magari è un altro problema. Sì, alcune ce ne sono tante, e alcune di queste, addirittura anche Nando Dalla Chiesa, il professor Nando Dalla Chiesa, mi farà avere un capitolo interessante questo. Intanto quella che ha detto su qualcuna, un po' alcuni versi su Franca Viola, però ce n'è una, perché poi io in queste poesie do voce anche a chi non è più fra noi, quindi le scrivo in prima persona, come se fossero loro a parlare. Ed è importante, cioè quindi non in terza persona, quindi è come se stesse parlando ed è qui tra noi, e vi leggo solo questa. Vi leggo questa perché si parla giustamente di altre vittime di mafia, da Carlo Alberto Dalla Chiesa, Falcone, Borsellino, poi gli altri. Infatti io qualche anno fa, da e lui è il testimone, Loriano, ho ricevuto un articolo firmato da Nando Dalla Chiesa, perché eravamo stati invitati e ripresi al consiglio regionale della regione Lombardia per la giornata delle vittime di mafia. Eravamo online perché c'era ancora lo strascico del Covid. Poi mi contattò, perché non mi conosceva, perché veramente le persone che si occupano di determinati fenomeni sociali capiscono subito chi è la fonte, l'artefice di tutto questo. Certo, i dirigenti sono importanti e tutto, però siamo noi docenti che ci attiviamo e andiamo a scovare qualcosa. E mi volle contattare, mi fece la recensione sul Fatto Quotidiano, perché aveva scoperto, grazie a me, una figura che era, diciamo, un altro prete, perché tutti parliamo di Don Puglisi, di altro. Invece io Don Stella, Don Costantino Stella, siciliano, e lui non lo conosceva, quindi mi ha fatto, diciamo, è rimasto e mi ha voluto intervistare per questa ricerca, poi aveva pubblicato. Ora invece vi leggo, che se ne parla sempre meno di questa giovane ragazza, Rita Atria. Rita Atria, che sarebbe la cognata di Pier Aniello, che ora è a governo, cioè che aveva, diciamo, denunciato, si era resa conto che qualcosa non andava in famiglia, figlia di mafiosi. E la cognata, anche lei, aveva avuto il marito ucciso da altre cose e tutto quanto, e loro due avevano deciso poi di percorrere. Apicerina, in memoria di Rita Atria. Nel cercare vendetta per l'uccisione di mio padre e mio fratello, incontro giustizia, la vera giustizia, e svelo lui. Depressa, malata e appiccinita, così dico. Muta, muta devi stare, disonorata, rovina famiglia. Solo per mia madre, il prete e i compaesani. Sono sola, mia madre mi ha rinnegata. Il giudice Borsellino mi è accanto. Nei suoi occhi vedo la verità, protetta con falsa identità. Non sono più io. Non sono più me, che fatica. Quanta fatica essere un'altra, ma gioisco della mia libertà, sono libera. Un'altra vita mi aspetta. Dopo l'assassinio dello zio Paolo, così lo chiamavo, sento la solitudine, sento l'abbandono, sento il vuoto,
Ho paura, non voglio essere giustiziata, non morire per mano di mafioso. Loro non dimenticano, ora mi troveranno. Un'altra decisione estrema per essere libera. Un lancio e volo dal balcone. Un lancio nel vuoto e volo. Polifonia di suoni mi avvolge, nell'aria sento il profumo fresco di libertà. Volo verso la luce, il raggio di verità. Sono una testimone di giustizia, sono onorata di esserlo, sono Rita Atria, Rituzza Apicilida. Eh sì, non sono le solite poesie. Eh sì, sono diverse. Sono poesie che schiaffeggiano bene. Ma visto che ti smuovono qualcosa, ti schiaffeggiano proprio, sì, perché è una realtà. Proprio bene, devo dire che mi emoziono anche. Sì. Eh sì, come ha detto lui, ci pugni nello stomaco e ti arriva. Sì. No? Prende dentro. È l'unica lunga che hai fatto per il momento. Brava! Perché ce l'hai descritta tutta. L'hai descritta tutta. Sì, perché condenso, anche secondo, se è lunga, però condenso perché poeticamente poi vanno a costruire. Un giusto racconto e serviva qualche parola in più da quella così giustamente. Io se ascoltiamo un altro e poi ti fai chiudere magari con un pensiero positivo di pace, visto che c'è la tua poesia, e speriamo che sia l'auspicio migliore. Sì, facciamo un altro brano, diciamo un po' triste, per poi magari concludere con una cosa non allegra ma più serena. Sì. Questo è di Maurice Ravel, Pavard pour una femme de foot. Per chi non pratica francese, Pavard per una bambina de foot. Non l'ha dedicata a una persona in particolare, quindi possiamo penso dedicarlo a tante cose di cui purtroppo ci ha parlato Anita con le sue bellissime poesie. E Maurice Ravel, Pavard pour une femme de foot. Come per gli altri brani un frammento significativo, non li ho suonati per intero, altrimenti diventano lunghi. Allora. Grazie.
accomodarsi un secondo, facciamo prendere fiato. Sì, grazie. Io ho bisogno perché l'ho fatta di corsa. Com'è andata? È arrivata il tempo. Molto bene. Sono tutti, siamo un po' tristi. Mi ha dato Annika, mi ha dato il libro per, da leggere, giustamente, giusto per sapere anche cosa dire in, e ci sono rimasto male nel senso positivo, perché è stato davvero un colpo allo stomaco. Specialmente nella solita poesia, certo. La parte finale del fatto c'entra. Volevo solo farti una domanda sul perché hai messo anche il tedesco e delle poesie finali. Scontato, no? I tedeschi hanno perpetrato questo ed è giusto che si scriva pure in tedesco. L'obiettivo era quello. L'hanno perpetrato questa tragedia, non potevano racchiuso le lingue presenti in Europa, okay. E anche l'inglese, perché comunque è molto mi è piaciuto. E tu perché come mai, ora ti fa come mai mi hai posto questa domanda? Non te l'aspettavi? No, non mi aspettavo, sinceramente non aspettavo il tedesco. Come mai? Così, all'interno di una situazione come quella, il tedesco mi suonava, mi strideva un momentino come... voglio dire, per far prendere atto di cosa hanno fatto. E poi non sarebbe stato inclusivo, capito? No, certo. Parto sempre dall'inclusività. Voi avete iniziato il ciclo e siete dentro all'interno. Comunque complimenti, molto, molto bello. In certi momenti mi ha anche emozionato, ce n'era uno che adesso vado a cercare se la trovo. In quale sezione? No, te lo dico subito perché l'ho trovato, chiodo. Me la leggi? Pagina 42. Allora, questa fa parte all'interno della sezione migrazioni. Chiodo segna viaggiatori di ieri, profumo di oggi. Non servono cucchiaini da caffè per misurare l'esodo di persone senza radice, a riflettori spenti, solitudine bruciante, affoga nelle vie. Quella dopo è ancora più bella, però non ti chiedo di leggere. Perché vabbè, ovviamente il libro è, le sillogi sono più che attuali, nel senso che racchiudono quello che è la situazione degli ultimi 3-4 anni, parliamo dal coronavirus ad oggi, perciò la guerra in Ucraina, la guerra, la migrazione, i profughi, il coronavirus, è molto, molto attuale e devo essere sincero, mi è piaciuto molto. No. Ieri sera, sono sincero, questo, ieri sera, ieri sera prima di andare a dormire gli ho dato proprio polo. Perché questa poesia ha riflettori spenti, quando poi tutti non ne parlano più, anche la televisione, la solitudine dei migranti, della popolazione, siamo sempre lì. L'indifferenza attraversa, prende poi tutti. Azzeccatissimo il titolo, l'immagine di copertina stupenda, complimenti. Grazie. È proprio, proprio bello, bello, bello. Lo consiglio a chi non l'avesse ancora acquistato. Io dico da regalare. Da regalare. No, pensate a un regalo natalizio.
senso, esatto, quindi prova proprio... a regalare invece le solite cose, cioè che non sappiamo poi come mettere, regaliamo libri. Un momento per riflettere. Eravamo arrivati praticamente alla fine, Beppe, scusa. Ti sei perso. Mi dispiace, ma gli impegni dall'altra parte. No, no, certo. No problema. Oggi è una giornata. Infatti dicevo ad Anita se voleva chiudere con la, appunto, Pace, che vuole essere un po'. E Pace è tutta la sezione, però. La poesia che ti piace di più, ovviamente. Vabbè, visto per Pace, così. Siamo così. Chiediamo ai potenti. Ai potenti. Voi potenti, assegnate un posto a tavola a questa voce. Cessate l'inferno sulla terra, cessate la pioggia d'armi, cessate la guerra. Vi sia spazio per i martoriati, tregua al bagno di sangue. Non perdete tempo, date pace al popolo stanco di piangere i propri morti. Bellissimo. Beppe, Patrizia, Antonio, voi che siete stati qui e vi lasciamo ancora la pianista e il maestro. Io ringrazio tutti voi per essere qui. Ma mi spiace che c'era quella cosa lì, se no c'era sicuramente più pubblico. E lo meritavi. Vabbè, possiamo sempre rifarla in primavera. Sì, sì, certo. Ne vale la pena perché è un argomento anche molto intenso. Grazie, assessore. Perfetto, veramente. Terminerei con una bella melodia serena del grande. Sì, che ci dia su perché io sono qui. Ecco. Non allegra ma serena. Serena, sì. Grazie a tutti per la presenza. Grazie. Non è il libro, cioè non è il prezzo di potenza.
Fausto, come ti chiedi di segnare?